L'allarme partenze verso la Sicilia, il collasso del sistema di accoglienza, i costi eccessivi, l'intervento del ministro Alfano, la Mare Nostrum è a termine. L'operazione Mare Nostrum ha salvato tante vite umane. Il risvolto della medaglia, qualora vi sia, tra vita e morte, è che le partenze verso l'Italia sono aumentate vertiginosamente. In Libia vi sarebbero almeno 800.000 potenziali immigrati pronti a tentare il viaggio. Tra gennaio e aprile 2014 hanno già viaggiato oltre 25.000 persone. In Italia il sistema di accoglienza è al collasso. Non vi sono posti dove ospitare e le popolazioni locali sono indispettite dalle invasioni di stranieri. Il Ministero dell'Interno è al lavoro per contenere almeno 50.000 persone, ma a fronte di ciò che si profila all'orizzonte del mare africano, servirebbe a poco se non a nulla. Forse se la Mare Nostrum fosse sostenuta non solo dall'Italia, ma anche dall'Europa, perché il mare non è solo Nostrum, ma è anche Vostrum, allora il peso sarebbe più sopportabile. In Libia, dopo la morte di Gheddafi e la primavera araba, che si è rivelata invece inverno buio e tempestoso, come in Egitto, dopo Mubarak, regna l'anarchia. Non vi è un governo con cui trattare i controlli alle frontiere e così la Libia è un porto sicuro, meta di tante migliaia che risalgono dal continente nero verso nord, alla ricerca di un barcone e dei trafficanti, anche loro beneficiati dalla Mare Nostrum. Infatti, le navi della Marina Militare Italiana soccorrono le barche anche fino a 40 o 30 miglia dalle coste libiche. E dunque per il viaggio si spendono meno soldi, barche scadenti con poco carburante e cibo, perché si naviga solo tra le 10 e le 12 ore e poi si è salvati. Stop e si invoca aiuto. Aiuto, 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 aiuto. Aiuto, 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 aiuto. La missione della Mare Nostrum ha un costo elevato, 300.000 euro al giorno, 9 milioni e mezzo di euro al mese e solo per il pattugliamento. E poi altri 2 milioni e mezzo di euro sono spesi per gli oltre 50 voli interni di trasferimento dei migranti dalla Sicilia ad altre località. E 1 milione 200.000 euro per i 30 voli di rimpatrio. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, la Mare Nostrum è una operazione a termine. L'Italia non può sostenere il Mare Nostrum a tempo indeterminato. Questa è una linea di indirizzo. Noi, sotto il profilo dell'accoglienza, dobbiamo sapere che si tratta di richiedenti asilo e di rifugiati e noi non li possiamo scaricare tutti sull'Italia. Se hanno un diritto d'asilo, questo diritto d'asilo va esercitato a livello europeo. Uno che viene dall'Africa e ottiene un diritto alla protezione internazionale, a una tutela del diritto internazionale umanitario, che ottiene l'asilo, non lo ottiene perché in Italia, lo ottiene in ottemperanza alle leggi europee. Allora non è giusto che se non vuole stare in Italia deve per forza stare in Italia, se non vuole stare in Italia deve poter